In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi alle tue braccia, per chiedere coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 19 e 20, 6 e 7 maggio 1899. Questa mattina Gesù stentatamente si è fatto vedere. La mia mente la sentivo tanto confusa che quasi non comprendevo la perdita di Gesù. Quando mi sono sentita circondata da tanti spiriti, forse erano angeli, ma non ne sono certa. Mentre mi trovavo in mezzo a questi, di tanto in tanto andavo indagando. Chissà, potessi sentire almeno l'alito del mio diletto, ma per quanto facessi non avvertivo da niente che ci stesse l'amante mio bene. Quando da dietro le spalle mi sono sentita venire un alito dolce e subito ho gridato: «Gesù, mio Signore!» Egli mi ha risposto: «Luisa, che vuoi?» «Gesù mio, vieni, non stare da dietro le spalle, che non posso vederti. Sono stata tutta questa mattina ad aspettarti e ad indagare se chissà ti potessi vedere in mezzo a questi spiriti angelici che circondano il letto, ma non mi è riuscito. Quindi mi sentivo molto stanca, perché senza di te non posso trovare riposo.
Vieni che ci riposeremo insieme. Così Gesù si è messo vicino a me e mi sosteneva la testa. Quegli spiriti hanno detto: Signore, come subito ti ha conosciuto? Niente meno, non alla voce, ma al solo alito, subito ti ha chiamato. Gesù ha risposto a loro: Lei conosce me ed io conosco lei. Mi è tanto cara come mi è cara la pupilla degli occhi miei. E mentre così diceva, mi sono trovata negli occhi di Gesù. Chi può dire ciò che ho provato stando in quegli occhi purissimi? È impossibile manifestarlo a parole. Gli stessi angeli ne sono rimasti stupiti. Mentre nel giorno ho fatto la meditazione, Gesù continuava a farsi vedere a me vicino e mi ha detto: La mia persona è circondata da tutte le opere che si fanno dalle anime. Come da una veste, ed a misura della purità di intenzione e dell'intensità dell'amore che si fanno, così mi danno splendore, ed io darò a loro più gloria, tanto che nel giorno del giudizio le mostrerò a tutto il mondo per farmi conoscere a tutto il mo per far conoscere a tutto il mondo come mi hanno amato ed onorato i miei figli ed il modo come io onoro loro. Prendendo un'aria più afflitta, però soggiunto: Figlia mia, ma che sarà di tante opere, anche buone, fatte senza retta intenzione, per usanza e per fine di interesse? Quale vergogna non sarà di loro nel giorno del giudizio nel vedere tante opere buone in se stesse, ma marcite dalla loro intenzione, che invece di renderle onore come a tante altre, le stesse relazioni le renderanno vergogna? Perché non sono le opere grandi che miro, ma l'intenzione con cui si fanno. Qui è tutta la mia attenzione. Per poco Gesù ha fatto silenzio ed io pensavo alle parole che aveva detto. Mentre andavo ruminando nella mia mente, specialmente sulla purità dell'intenzione e su come facendo il bene alle creature, le stesse devono scomparire facendo la creatura con lo stesso Signore, facendo una la creatura con lo stesso Signore e fare come se le creature non esistessero. Gesù ha ripreso il suo dire dicendomi: Eppure così è. Vedi, il mio cuore è larghissimo, ma la porta è strettissima. Nessuno può riempire il vuoto di questo cuore se non le anime distaccate, nude e semplici. Perché, come tu vedi, essendo la porta piccola, qualunque impedimento, anche minimo, cioè un'ombra d'attacco, un'intenzione storta, un'opera senza il fine di piacermi impedisce che entrino a deliziarsi del mio cuore. L'amore del prossimo molto va nel mio cuore, ma deve essere tanto congiunto al mio in modo che ne deve formare uno solo, senza potersi discernere uno dall'altro. Ma quell'altro amore del prossimo che non è trasformato nel mio amore, io non lo guardo come cosa che a me appartiene. Come sempre sono stupendi questi due capitoli e per noi, chiamiamoci comuni mortali, è straordinariamente formativo il secondo, ma proprio straordinariamente formativo. E più che mai in questo tempo, insomma, dove si parla molto del secondo comandamento, grandissimo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, ma subordinato al primo, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, da cui, come Gesù spiega, lo stesso secondo comandamento trae vita e trae ogni possibile meritorietà davanti a Dio. Poi andremo con ordine, ma la filantropia illuminista non ha nulla a che fare con l'amore del prossimo cristiano, zero. Noi non abbiamo il culto dell'uomo con la U maiuscola, come dicevano appunto gli illuministi, i rivoluzionari francesi e le allegre compagnie di queste congreghe atee e laiciste. L'uomo non c'ha nessuna U maiuscola, l'uomo c'ha la U minuscola e trae tutta quanta la sua dignità dal suo essere creatura di Dio, solo da quello, perché poi per il resto, per quello che combina da se stesso con la sua volontà umana, l'uomo diventa veramente, l'abbiamo visto tante volte nelle meditazioni, un mostro.
quindi oggetto di ripugnanza, ecco, sia da parte di Dio che da parte degli uomini. Lo si continua ad amare appunto per amore di Gesù, per l'anima che ha e che bisogna salvarla, ecco, e non per altri fantasiosi, ecco, o astrusi motivi megalomani, ecco, indipendentisti, oserei chiamarli, intendendo con questo come se l'uomo avesse un valore intrinseco in se stesso, o la sua presunta dea ragione, ecco, che te dea ragione, che l'uomo è un verme, non capisce niente, non capisce dinanzi alla divina sapienza, dinanzi a cui deve sentirsi come è meno che nulla, ecco, perché per quanto intelligente, per quante lauree e progressi tu possa avere, sei nulla in confronto a quello che Dio in se stesso è, la sua sapienza infinita, eccetera. Ecco, questo come prime cose che sono un po' importanti. Andiamo però con ordine. La prima meditazione fa vedere una cosa veramente stupenda, a mio avviso, ed è quell'intimità veramente straordinaria, insomma, che viene a crearsi tra Gesù e l'anima quando c'è un rapporto d'amore vivo, reciproco e condiviso. Lui era un'anima piccola, era un'anima semplice, c'era cioè la prima elementare, non era colta, non era istruita. Cioè, io quando penso che è stata messa in mano un'opera come questa, veramente, ad un'anima con la prima elementare, di nuovo è il ribadire come Gesù ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, insomma, perché cioè, con alcuni passaggi della divina volontà, con alcuni punti, fanno fatica tutti, fanno fatica anche chi, come anche chi parla, insomma, in questo momento come me, insomma, ha una certa, come dire, cultura anche teologica, no? Quindi è a fondo su alcune questioni, ha letto, ha studiato tanto. Però lì si va talmente in alto, ecco, che mi rendo conto che alcune mie cognizioni mi aiutano, però io stesso, insomma, in alcuni momenti devo impegnarmi molto per stare dietro ai discorsi di nostro Signore. Poi, per grazia di Dio, ci riesco a stargli dietro, no? Eppure il tramite per cui ci sono giunti è una persona, insomma, che non le possono neanche passare per l'anticamera del cervello, insomma, alcune cose che non sono mai passate in mente a nessuno prima che venisse lei, neanche a geni del calibro, insomma, di un San Tommaso d'Aquino, di un San Giovanni della Croce, tutti i dottori della Chiesa, un Sant'Alfonso, un San Francesco di Sales, insomma, no? Giganti, insomma, geni insigniti di una tale santità, di un tale amore a Gesù, che veramente ne hanno pochi pari, il santo curato d'Ars, Padre Pio. Eppure Gesù ha scelto quest'anima, il che ci fa comprendere, perché anche se sembrano un pochino disgiunti questi due capitoli, dice, prima parla di questa cosa, il secondo parla dell'amore del prossimo. Perché questo primo capitolo parla in realtà dell'amore di Dio, perché Luisa aveva imparato anche a riconoscere l'alito di Gesù. Proviamo a pensare un attimo, insomma, a questa scena assolutamente intima, insomma, no? Cioè, l'alito, penso, cioè, io, insomma, nella mia ignoranza, penso che l'alito lo possano riconoscere bene, insomma, due sposi che dormono insieme, o che sono, insomma, a contatto molto molto intimo, molto molto vicino, no? E pensare alle esperienze del tutto singolari di Luisa, che ovviamente le ammiriamo e le contempliamo perché sono sue personali, però fa anche comprendere questa magnifica realtà della sponsalità di Gesù, quindi dell'intimità che lui cerca con le anime, no? Adesso, forse alcune manifestazioni, forse, ma dico sempre forse, potrebbero essere esclusive tra Gesù e Luisa. Potrebbero essere comuni tra le anime che entrano nel mondo del divin volere? Forse.
Però il concetto che queste esprimono, cioè che Gesù voglia avere una relazione intima e sponsale con ogni singola anima, è da ritenere come valido per tutti o no? E a mio avviso qui, senza troppi forse, la risposta è sì. E il motivo per cui questo non si compie non dipende dalla divina volontà, ma dipende dalla volontà umana. Io leggevo proprio nei giorni scorsi, ieri sera, un passo molto molto bello, credo che fosse del volume 13, dove Gesù diceva che, cioè, che è proprio della natura divina far felici gli uomini. Cioè è proprio un'esigenza. Quindi è qualcosa di veramente splendido, di bellissimo. Cioè pensare che, cioè, Dio vuole farci felici, cioè è una cosa sua. Veramente impressionante considerare queste cose, veramente a mio avviso sconcertante, insomma, no? Certo, vabbè, Dio è Dio, è bello pensare a tutte quante queste cose, però è comunque qualcosa di grande, insomma, di bello, penso, di meraviglioso. Quindi adesso non ricordo bene il punto preciso, insomma, in cui ho trovato queste cose, ma ricordo molto bene di averle lette. Proprio così, guarda, è mia volontà fermissima far felici gli esseri umani. Questo è la divina volontà. Credo che sia questo, gennaio 5 1922. Figlia mia, la tua afflizione mi pesa sul mio cuore più che se fosse mia. E non posso soffrire che tu sia così amareggiata e a qualunque costo voglio vederti felice. A qualunque costo voglio vederti felice. È impressionante, no? Impressionante. Il mio essere è portato da una forza irresistibile a comunicarsi alla creatura, dice più in basso. Una forza irresistibile a comunicarsi alla creatura. E quando si comunica conosce tante diverse felicità in continuazione. Io sono come un padre felice che possiede la pienezza di tutta la felicità e che vuole rendere felici tutti i suoi figli. Questo è Gesù. Quindi, questo è per tutti, questo qui. Non è, cioè, certamente le forme che ha vissuto Luisa sono del tutto peculiari e singolari, e ripeto, non possiamo sapere se sono sue esclusive o se, ecco, è lecito sperarle da parte dei candidati a vivere nel regno della Divina Volontà. Non lo sappiamo. Però che Gesù voglia fare felice tutti e che ci abbia questa, che sia come un padre ricco che voglia comunicare le sue ricchezze e renderle partecipi ai suoi figli, questo vale per tutti. Quindi sottrarsi all'amore di Gesù vuol dire togliere a Dio, questa è una delle cose, uno dei punti cardine delle rivelazioni della volontà, togliere a Dio la gioia di farci felice. E questo è un problema, questo qui, eh. È un problema.
Il secondo paragrafo, capitolo, ecco, Gesù spiega una cosa fondamentalissima, cioè l'amore del prossimo è subordinato all'amore di Dio ed è al tempo stesso ordinato all'amore di Dio, cioè noi non amiamo il prossimo di per se stesso, tantomeno compiamo degli atti di amore al prossimo per averne o da lui il contraccambio, o da lui la gratitudine, o da lui in cambio altro amore, o stima e approvazione da parte delle altre persone. Se uno agisce per uno di questi motivi, quell'atto davanti a Dio non c'ha nessun, non solo c'ha nessun valore, ma lo farà vergognare il giorno del giudizio, dice Gesù. Perché come diciamo nell'atto di carità ogni mattina, Signore mio Dio, ti amo con tutto il cuore, con ogni cosa, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, cioè cos'è che deve spingersi a fare qualunque cosa positiva nei confronti del prossimo? La divina volontà e basta, piacere a Gesù, cioè io amo il prossimo perché Gesù mi ha detto, questo è il mio comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avrete amore gli uni per gli altri, quindi io nel prossimo vedo un'anima creata da Dio e in quanto tale degna d'amore e di rispetto e che è amabile anche se è insopportabile, semplicemente perché viene da Dio e perché Dio vuole che io la ami, punto e basta. Nessun altro motivo. Così le opere di misericordia, così il perdonare le offese, perché si perdonano le offese? Mica perché la persona è degna di perdono, ma perché Gesù ha detto: devi perdonare le offese a tutto, a tutti, sempre, dovunque, comunque, qualunque cosa abbiano fatto. Perché altrimenti non avrai il mio perdono. Punto. Senza se, senza ma, senza questioni, ma questo è troppo grosso, senza dire sì, lo perdono, ma non ce l'ho più manco scritto il muro. Perdonare e basta. Così le opere di misericordia, corporale o spirituale, le sette opere di misericordia, corporale o spirituale, che dell'una dell'altra specie, che sono appunto esplicazioni dell'amore del prossimo, si fanno per amore di Gesù. Ho detto recentemente in un'omelia che Santa Teresa di Calcutta, premio Nobel, come dire, corteggiata anche perché oggi, cioè l'unica cosa che, come dire, che suscita approvazione nel mondo laico della Chiesa e della sua attività è quando la Chiesa scende in campo a favore di qualche opera umanitaria a favore del prossimo. Allora lì stanno tutti zitti, approvano la Chiesa, e si spellano le mani e applaudono e dicono finalmente. Ma questa operazione, va bene, cioè che siano apprezzate anche nel mondo laico alcune cose e che magari facciano crollare qualche barriera di comunicazione, questo può anche essere positivamente accolto. Perché non siamo però così ingenui da, come dire, avallare un'immagine di chiesa come onlus, ne ha parlato anche il Papa in più di qualche intervento, che è un grande antesignano dell'amore del prossimo, ma evangelico però. Cioè noi non facciamo opere umanitarie per l'uomo in quanto uomo, d'accordo? Perché abbiamo questa sorta di idolatria dell'uomo. Perché l'uomo porta in sé, capite? Un'infinita grandezza e un'infinita miseria, tutte e due. Infinita grandezza per la sua origine e la sua altissima vocazione. Infinita miseria per la sua degradazione e la sua grandissima miseria con cui fai conti ogni giorno. E grandissima miseria che certamente c'ha la pompa di alimentazione nel peccato originale, ma poi c'ha la benzina anche nell'umana volontà, che continuamente continua a svalvolare, allontanarsi da Dio, a ribellarsi e a combinare guai. Quindi non è che quest'uomo sia tutto quanto così da super incensare, da ne facciamo esperienza, insomma, no? Il buon Seneca diceva, Seneca, insomma, è un autore pagano, si dice che abbia avuto anche forse una corrispondenza con San Paolo, ma queste sono
leggendo, io adesso non so lo stato degli studi, insomma, quando studiavo queste cose al liceo, questa cosa veniva presentata come una sorta di leggenda, no? Ecco, che Seneca abbia avuto una corrispondenza epistolare con San Paolo. In ogni caso, lui era un pagano. Era un pagano, però, di quei pagani di cui parla forse i capitoli 12, 13 e 14 della Lumen Gentium, no? Era sicuramente un uomo retto, era un uomo che praticava la virtù. E lui stesso diceva: non sono mai stato una volta tra gli uomini senza essere tornato meno uomo di prima. Quindi, per dirlo Seneca, insomma, non è che quindi quest'uomo con la U maiuscola sia tutto quanto sto grande fenomeno che ti faccia proprio innamorare. Ci sono delle personalità, dei soggetti che sono assolutamente insopportabili da un punto di vista oggettivo. Quindi, da un punto di vista oggettivo. Poi certamente che noi li amiamo e li sopportiamo da un punto di vista evangelico, però. Ecco. Allora, perché San Paolo dice: se anche dessi il mio corpo per essere bruciato io, ma non avessi la carità, non sono nulla? Non parla della carità, intesa come parla di quel fuoco che è il divino amore. Allora, quando Gesù dice: il mio cuore è larghissimo, la porta è strettissima, e poi dice: nessuno può riempire questo cuore se non le anime distaccate, nude e semplici. Sta facendo questo discorso in relazione all'amore del prossimo. Cioè, l'amore che noi abbiamo verso il prossimo è un amore distaccato, è un amore nudo ed è un amore semplice. Che significano queste cose? Distaccato nel senso che io non faccio un gesto d'amore per il prossimo per compiacere lui, ma per piacere a Dio. Non faccio un gesto di amore per il prossimo per averne come contraccambio, fosse anche solo un grazie, fosse anche solo un sorriso, fosse anche solo un riconoscimento, un affetto, una buona parola, una stima. No. E tu mi dirai: ma Leonardo, però questo è umano che uno faccia. Ho capito, lo so che è umano. Ma qui non stiamo parlando di volontà umana, qui stiamo parlando di volontà divina, non stiamo parlando di umanità, stiamo parlando di divinità. Per cui solo quell'atto fatto in maniera distaccata e disinteressata piacerà a Dio, perché tu lo fai per amore di Gesù, non per amore, come dire, attaccamento alla creatura o addirittura ricambio di interesse, fosse anche un interesse affettivo, spirituale, no? Cioè lui dice: qualunque impedimento, anche minimo, un'ombra di attacco, un'intenzione storta o distorta, come preferiamo, un'opera senza fine di piacermi, impedisce che entrino a deliziarsi del mio cuore. Allora, ci siamo chiesti: ma come mai io non ho... Spariamola grossa, va? Spariamola proprio grossa oggi, stiamo proprio... Ecco, spariamo col bazooka. Ma come mai io non vivo le stesse cose che ha vissuto Luisa? Dai, la spariamo proprio grossa quanto una casa, eh? Forse perché tu non ce l'hai questo amore disinteresse, forse perché tu cerchi la vita nelle creature. Guardate che ci vuole molto molto poco. Come ho detto e come ripeto, anche tra marito e moglie, San Paolo scrive: d'ora in poi chi si sposa viva come se non fosse sposato. Allora dici: ma questo mi pare troppo, io non ci riesco, non lo voglio fare. Perfetto, non lo vuoi fare, non lo fare. Ma se non lo fai, tu l'unione con Dio non la raggiungi. E se non lo fai, molte delle opere anche buone che fai nei confronti di tua moglie e di tuo marito, davanti a Dio non valgono niente, perché anche tua moglie e tuo marito, certamente nei confronti dei quali sei innamorato, tutto quanto bene, tutta quanta la vita coniugale, intima, la passione, tutto quello che vuoi. Però il fondo, cioè, capito? Cioè, quando tua moglie diventa insopportabile, tu la ami per amore di Gesù. Quando tuo marito si mette a fare lo strano e tu gli devi obbedire, lo stesso, a meno che non ti comandi di fare una cosa negativa, tu lo fai per amore di Gesù. Se non c'è questa molla che ci spinge, tutto perde merito e tutto perde anche senso. Cioè, perché devo andare a obbedire a questo qui che adesso mi sta facendo il fuori di testa, mi ha mortificato, mi ha umiliato, manda a quel paese, altro che obbedirgli. Questa è volontà umana, questa qui però.
volontà divina. L'amore del prossimo, dice Gesù, molto va nel mio cuore, nel senso che quanto gradisce Gesù il nostro amore verso il prossimo, che siamo sempre pieni di carità, di dolcezza, di affabilità, di rispetto, di amore, di misericordia. Lo gradisce tantissimo, però a condizione che sia congiunto al mio, in modo tale che ne formi uno solo, senza potersi discernere l'uno dall'altro, perché quell'amore del prossimo che non è trasformato nel mio amore, io non lo guardo come cosa che a me appartiene. Quindi l'amore che noi abbiamo nei confronti del prossimo è amore soprannaturale. Quindi non è amore a chi mi sta simpatico, non è amore a chi io dica alle persone di cui sono, come dire, in qualche modo innamorato, o in senso stretto, come tra marito e moglie, o in senso lato, no? Come quando noi ci facciamo, non lo so, qualche attaccamento eccessivo alle creature, le idealizziamo, come dire, proiettiamo in esse il centro dei nostri affetti, insomma, ci aspettiamo gratificazioni, lodi. Guardate, questi sono meccanismi molto profondi, molto sottili, bisogna fare l'esame di coscienza, fatto bene, eh? D'accordo? Tutto questo non vale niente di fronte a Gesù, zero assoluto. Zero assoluto. Questo vale anche nei rapporti spirituali, capite? Cioè, una persona che si rivolge ad un sacerdote, un sacerdote magari gli dà un consiglio, potrei fare anche degli esempi molto molto terra terra. Se io quel consiglio lo faccio, come dire, per compiacere il sacerdote, o peggio ancora per farmi vedere da lui, ma non soltanto, questa cosa offende Dio e offende anche il sacerdote. D'accordo. Se io dico a una santa donna, dico, guarda, figlia mia, che mi chiede, io voglio diventare santa, voglio piacere tutta Gesù e Maria, cominciamo dall'esteriore, che devo fare? Dico, guarda, se vuoi piacere a Dio nell'esteriore, vestiti da donna, vestiti al femminile, sii molto parca, insomma, nell'uso delle cose che stimolano la vanità femminile, eccetera, eccetera. Le solite cose che si dicono, insomma, a una donna che voglia, che faccia, come dire, professione di desiderare la perfezione. D'accordo? Se la donna capisce che questa è una cosa che è gradita a Dio, farà queste cose sempre davanti al marito, davanti alle cose, quando, cioè, se la donna fa queste cose per amore del sacerdote, si capisce subito. Cioè, che se va messa dal sacerdote sta in divisa, sta tutta bella, vestita, femminile, modesta, elegante, senza trucco, senza cose, eccetera, eccetera. Poi la incontri per strada e te la trovi diversamente. Quale valore ha quell'opera che ha fatto quella donna lì? Zero. Anzi, è un'offesa al Signore. Noi non dobbiamo mai fare una cosa perché ce la dice un essere umano. Mai. Fosse pure il Papa. Perdonatemi se uso, insomma, questa espressione, ma io faccio quello che dice il Papa, quello che dice il Vescovo, quello che dice il Parroco, quello che dice l'uomo di Dio, perché riconosco in loro la divina volontà e non lo faccio per far contento il Papa, il Vescovo, il Parroco, ma lo faccio per amore di Gesù. E basta, e quindi lo faccio sempre, dovunque e comunque. Noi dobbiamo molto analizzarci su queste cose, perché la psiche ha dei meccanismi sottilissimi, e quando Gesù dice tutto il valore delle opere dipende dalla purezza dell'intenzione, le intenzioni sono cose profonde, e dall'intensità dell'amore a chi? A lui, bisogna prenderlo sul serio, perché le opere che non hanno questa purezza di intenzione e non sono mosse da amore a lui, che poi ridonda anche sull'amore del prossimo, perché lui ama gli uomini e li vuole salvi. E solo per questo, davanti a lui non vale niente. Anzi, a volte, come ci ha spiegato, nel giorno del giudizio vedranno tante opere buone in se stessi, ma marcite dalla loro intenzione, che invece di renderle onore, le renderanno vergogna. Perché c'è da vergognarsi, c'è andare a fare una cosa per amore di un essere umano, o per elemosinare un po' di affetto da un essere umano. Noi abbiamo questo come vocazione. Ripeto, l'ho sparata grossa, no?
Come mai che non hai mai sentito l'alito di Gesù? Ma Gesù non ti fa sentire l'alito suo se tu non lo metti al primo posto in assoluto. E non vuoi solo lui, non sei distaccato da tutto, che non sia lui solo. Non te lo scordi proprio. L'ho sparata grossa, nel senso che non dobbiamo desiderare queste cose, no? Ma è una provocazione questa. Cioè, nel senso che tutte quante le forme intense, anche straordinarie, di comunicazione dell'amore di Gesù, che comunque in via ordinaria ama tutti, presuppongono, questo lo dice San Giovanni della Croce e Santa Teresa, il distacco da tutto e la soprannaturalità delle intenzioni e dell'amore, altrimenti te le scordi. E se te le scordi, ti accontenterai di quelle misere bagattelle della vita umana, di quei quattro stracci di un minimo di considerazione che qualche volta ti dà un essere umano, più no che sì, e che farà una vita da miserabile e da infelice. Perché questo è. Ben lontano dalla felicità piena che si vive nella Divina Volontà. Divina Maria, tu hai conosciuto ben più grazie, ben più grandi di quelle che ha conosciuto Luisa. Perché infinito era il tuo amore verso Gesù e perfetto il tuo distacco da tutto e attaccamento a Lui. Quindi su questo nessuna è buona maestra, è brava quanto te. E insegna anche a noi a comprendere che senza questo distacco da tutti non possiamo avere quell'intimità profonda, ecco, con Gesù, che anche qualora rimanesse a un livello ordinario, però comunque qualcosa di sommamente desiderabile e auspicabile, ma che non può essere vissuta quando nel nostro cuore ci sono tante cose che lui non sono. Chiediamo anche di purificarci profondamente nelle intenzioni, appunto, dell'amore del prossimo, che non diventino mai lacci che ci legano a ciò da cui dobbiamo essere sciolti, ma ali che ci fanno volare di più verso l'amore di Dio, senza sporcare, ecco, con la volontà umana, questo grande secondo comandamento, che è grande, sì, ma dipendente e subordinato al grandissimo comandamento che tu solo hai vissuto in maniera perfetta, che amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.